vediamo adesso il funzionamento della spezzatrice e qui abbiamo la rotondatrice. L'operazione da fare è controllare che questo cono sia posizionato nella posizione giusta, chiudere bene, poi all'interno ci mettiamo la matrice desiderata. Oggi farò una palina di circa 250 grammi, quindi utilizzo la quarta. La metto all'interno, la posiziono sul cono, chiudo. Qui abbiamo la possibilità di avere una palina in funzione del grammaggio che poi vogliamo avere. 250 grammi, l'impasto lo metto nella tramoggia, chiudo il coperchio, posizione su 1, marcia. Ecco qui, azione della porzionatrice, il sensore che darà il consenso al coltello di tagliare la palina. Poi posizioniamo le paline sul cassetto. Adesso vediamo la pulizia della macchina, quindi basta smontare il sensore, svitare le due vite del cono, una, due, pulire bene il cono di estrusione, ecco, poi veniamo a svitare questa vite per togliere da davanti. E riavvitiamo la vite, rimontiamo il cono, il sensore, chiudiamo la macchina, ecco la perfezione della palina. Uno, una, due. Ecco, adesso poi facciamo anche la pulizia e vediamo che questo si alza, si prende. E si pulisce le eccedenze di paste che possono restare nella macchina. E andiamo a riposizionare. Ecco, la macchina è pronta all'uso per una prossima arrotondatura delle paline. Ecco qui. Poi dopo aver arrotondato queste paline andremo a posizionarle nel frigo per la maturazione dell'impasto.